Sono Walter Nardelli, sono il gestore del Green Data Center. Il Data Center ospita tutta l'informatica di ENI. Abbiamo una delle macchine più potenti al mondo come capacità di calcolo. Questa macchina, l'HPC4, tentiamo di coccolarla il più possibile. Come facciamo a coccolarla? La riforniamo di energia elettrica, sempre, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, e gli diamo sempre la corretta aria affinché si possa raffreddare nel migliore dei modi. Ciao, sono Alessandro Bartolomei e mi occupo della realizzazione dei nuovi progetti a fonti rinnovabili da parte di ENI. In particolare ho seguito la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico del Green Data Center, che è stato realizzato in un'area di circa 17.000 metri quadri, immediatamente a sud del Green Data Center. L'impianto ha una potenza complessiva di 964 kW ed è composto da 2.968 moduli fotovoltaici allocati su 22 vele. Ogni vela è equipaggiata con un sistema di inseguimento solare monoassiale est-ovest che, inseguendo il movimento del sole durante la giornata, ottimizza la produzione di impianto fotovoltaico. Si ha un incremento del 20% rispetto a un impianto fisso. Questo impianto è totalmente integrato con le utenze del Green Data Center, nel senso che tutta l'energia prodotta dall'impianto viene assorbita dal Green Data Center. Vediamo ad esempio che in questo momento l'impianto sta producendo 684 kW su un consumo complessivo del Green Data Center di circa 3.500 kW, quindi nei momenti di picco può raggiungere anche il 25-30% del fabbisogno elettrico del Green Data Center. Il data center è green perché per più del 92% dell'anno i nostri computer sono raffreddati usando l'aria esterna. Questa è una sezione del nostro data center. I computer sono posizionati a questo livello. Prendiamo l'aria da quelle griglie che vediamo là in alto, la portiamo fino a questo livello. Qui su questa fila vengono montati i filtri. Dopodiché ci spostiamo, entriamo nell'area. Questa zona qua che è l'area di miscelazione, quindi da questo punto possiamo pescare dell'aria fresca e da quelle feritoie là in alto possiamo recuperare dell'aria calda proveniente dai computer, portare l'aria alla temperatura desiderata e mandarla quindi ai nostri ventilatori che spingono l'aria nel plenum per renderla disponibile di nuovo ai nostri computer. Questo ha portato ad ottenere un'ottima efficienza del nostro data center. Abbiamo un PUE, che è il rapporto tra l'energia che entra nel data center e l'energia consumata dai nostri computer, molto basso. Un data center standard a livello mondiale ha un PUE 1.8, vuol dire che per ogni kilowatt che viene dato a un computer, 800 watt vengono consumati per i servizi a contorno, quindi per la ventilazione, per il raffreddamento dell'aria e per tutto quello che è la vita del data center. Nel nostro caso, nel 2017, abbiamo raggiunto un PUE di circa 1,175, quindi abbiamo dato ai servizi intorno al computer solo 175 watt per ogni kilowatt consumato dai nostri computer. Siamo riusciti a battere tutti i record del mondo per quanto riguarda l'efficienza e l'abbiamo ottenuto studiando il Green Data Center, da quali erano le caratteristiche dei computer e quindi da quali potevano essere le necessità energetiche e di conseguenza le necessità di dissipazione del calore prodotto dai singoli computer. Quindi abbiamo disegnato i nostri computer e intorno abbiamo costruito la scatola, quindi abbiamo costruito il nostro Green Data Center.